Carissimi amici, buongiorno e bentornati a Cucina, Natura e Poesia. Questa mattina, insieme a voi, voglio ringiovanire il mio lievito madre, ok? Quindi vi farò vedere tutti i passaggi, è qualcosa di semplicissimo. Chi ha bisogno del lievito madre mi può anche contattare, mi raccomando, mettete un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi sul mio canale. Ok? Vi voglio bene. Allora, partiamo. Questo è il mio lievito madre che ho da ormai da una decina di anni, grazie a mia sorella che mi ha regalato un pezzettino e poi io ringiovanisco, diciamo così, di volta in volta. Ok? Oggi vediamo come procedere. Ok? Il lievito madre, noi lo chiamiamo scherzosamente, è un mostro perché non muore mai. Quindi chi ce l'ha, chi non ce l'ha e lo vuole può anche contattarmi, poi vediamo come fare. Allora, semplicissimo, le mie dosi, io mi prendo il cuore del lievito, vedete tutta la parte più morbida, e peso 100 grammi, accendo la pesa. E inserisco 100 grammi di lievito, ok? Stiamo sui 28. Non ci vuole davvero nulla a tenere in vita il buon lievito madre, ok? 71. Ovviamente, ecco, 100 grammi perfetti, ok? Allora, togliamo, pulisco bene il cucchiaio, altrimenti poi ci fanno più grammi. Io mi premunisco di un cucchiaino in acciaio inox, così lavoro meglio. Ok, ricopriamo bene perché si secca subito. Su questo vi chiedo di fare attenzione, poi vi dico come conservarlo. Allora, inserito i 100 grammi di lievito madre, inseriamo ora i 100 grammi di acqua. Io qui già l'avevo mezzo misurato, ma ecco, messo zero, tarato. Su questo vi chiedo di essere precisissimi. Ecco, 100 grammi perfetti. Vediamo se... ecco, 102, ho sbagliato a metterci. Vabbè, adesso li tolgo. 2 grammi in più e li butto. Adesso mi segna 99. Ok, perfetto. Una volta pesato 100 grammi di acqua e 100 grammi di lievito, mischiamo. Io adesso, con tutti questi anni di esperienza, sono giunto a conclusione che non c'è bisogno di far sciogliere bene bene il lievito, per cui in base alla mia esperienza vi dico questo, non c'è bisogno. Prima ero lì tutto il tempo per far sciogliere questo benedetto lievito che diventava quasi un'ossessione, no? Quindi ecco, io vi posiziono meglio l'ambaradan, come si direbbe tra amici. Eccoci, forse è meglio se vi faccio un primo piano. No, vediamo, qui devo trovare anche le posizioni corrette perché mi manca un buon regista, avrei bisogno di un buon regista. Eccoci, una volta
diciamo così, sciolto un po' il lievito. È veramente un metodo semplicissimo, nessuno me lo insegna perché sono tutti gelosi dei. Io ho capito questo nella vita, anche le mie sorelle a volte sono gelose dei loro, delle loro ricette. Invece, per me, l'italiano, si è affermato nel mondo offrendo le sue ricette, non ha paura degli altri, no? Che sappiano come si faccia una roba. Perché poi ci vuole anche il tocco, la passione, l'intelligenza e tanti altri fattori. Per cui non, la ricetta è un fattore, ma non è il determinante, ok? Ciò che determina il top del prodotto, ok? Io penso sempre ai grandi della storia italiana, no? Pensate alla Nutella, dai, si può citare il Bonferrero, crea qualcosa di straordinario, no? Beh, lì la ricetta però se la tiene ben stretta e fa bene. Però qui stiamo parlando di cose ormai a portata di tutti, no? Quindi, allora, procediamo. Una volta messo 100 grammi di acqua, 100 grammi di, cioè 100 grammi di lievito madre, il cuore mi raccomando, 100 grammi di acqua, temperatura ambiente, mi raccomando. Temperatura ambiente, facciamo sciogliere un po' il lievito e poi inseriamo 200 grammi di farina. Attenzione, io ne metto sempre 195 grammi, che qui siamo al conteggio matematico. E poi se servono quegli altri 5 grammi ce li aggiungiamo, ok? Ok, io sono a 100. 95, perfetto. Ok? Adesso guardate con quale semplicità si imparte, volendo anche senza sporcarsi le mani, ok? Però mettere le mani in pasta è sempre una cosa molto carina, ok? Si fa amalgamare bene, non spaventatevi se è la prima volta che vi pare strano che è. Invece questo poi andrà a prendersi tutta la farina, ok? L'umido. Ecco, il rapporto con il lievito madre si stabilisce nel tempo, nel senso si impara a conoscerlo. Si impara ad apprezzarlo innanzitutto. Tanti tanti segreti lo potrete scoprire facendo un'esperienza voi direttamente, ok? Quindi io vi invito da oggi in poi a usare il lievito madre, perché secondo me come digeribilità e come bontà non ha eguali. Ok? Ovviamente potrebbe anche valere per i celiaci, però su quello farei un argomento, cioè un video a parte, ok? Allora, adesso per essere un po' più veloce, per fare un po' con più velocità, io mi ero a pulire bene tutto. Può scrostare tutto. Questo è un lievito madre ricavato dai cachi. Ha fatto un lavoro enorme una nostra amica di Roma, è stata veramente fantastica. Marina si chiama, una professoressa grandissima, Marina, e la ringrazierò sempre. Infatti ogni volta che rimpasto dico grazie a Marina che posso gustarmi un pane e delle pizze eccellenti. Ok? Allora, se è morbidino ancora, quel pizzico dei 5 mg mancanti li aggiungo sul finire. Ok?
per impastare meglio. Impastate un po' perché comunque per amalgamare al meglio i due ingredienti, diciamo così, lievito madre e farina, più si impasta meglio è, ok? Guardate, questi sono tutti passaggi per cui non devo aggiungere altro, ok? Sul pane, sul lievito, su tutto ciò che deriva dalla lavorazione a farina, i saggi e i vecchi mi hanno insegnato di tracciare una croce anche simbolica. Poi prendiamo il suo nuovo recipiente, lo poggiamo e ci mettiamo il suo bel coperchietto, quindi non deve essere sigillato. Un po' di respiro perché il lievito respira, cioè vive, quindi è una scoperta incredibile quello che ho fatto, che continuo a fare nel rapporto col lievito. Quindi va lasciato adesso 1 ora, 2 ore fuori a temperatura ambiente, io poi lo metto in frigo, ok? E qui abbiamo chiuso con il lievito madre, cioè come rielaborarlo, come ringiovanirlo, ok? Si vede, è bellissimo, dai. Va bene? Tutto in 5 minuti. Buona giornata. E arrivederci, diceva la mia zia. A presto.